Le corde dell'anima, il festival di mezz'estate, ora acque dotte. Cremona colleziona da anni la cancellazione di grandi eventi. Eventi pensati, realizzati, fatti crescere ed infine cancellati. Insomma, un doppio spreco. L'ultimo, in ordine di tempo, è Acque Dotte, rassegna culturale musicale realizzata in estate in sinergia con il comune di Salò e nell'ultima edizione del 2019 estesa con una collaborazione anche a Mantova. Da quella quinta edizione di Acque Dotte non si è più saputo niente e l'evento è sparito. Certo, nel 2020 lo stop è stato imposto dal Covid, ma se oggi eventi e concerti sono ripartiti un po' ovunque, non così si può dire di Acque Dotte. E pensare che il sindaco di Salò, Giampiero Cipani, ancora oggi attende una risposta dal collega Galimberti o dall'assessore alla cultura Luca Burgazzi. Sì, perché se dopo lo stop imposto dalla pandemia in quel di Salò ci si è chiesti quando riprendere la rassegna, a Cremona non si è andati oltre qualche vaga considerazione. Risulta che il sindaco di Salò abbia parlato con l'amministrazione cremonese, ma salvo qualche apertura di circostanza, niente di concreto. Il risultato? Anche per il 2022 del festival non si è parlato e pare ormai scontato considerare chiusa l'esperienza. Scontato ma non logico, poiché quella rassegna, ben coordinata dal direttore artistico Roberto Codazzi, dal punto di vista turistico e culturale rappresentava un volano eccezionale per Cremona. Basti pensare che la rassegna è nata nel 2015 e in sole 5 edizioni ha portato in città artisti di richiamo come Pietro Tale, Neck, Simple Minds, Frank Ferdinand, Venditti, Francesco Renga e tanti altri. Il tutto in tandem con Salò e con reciproco scambio in termini turistici e culturali. Solo con l'ultima edizione a Cremona sono state registrate medie tra i 3.000 e i 4.000 spettatori per concerto e i concerti sul fronte cremonese sono stati 4. E pensare che proprio durante la presentazione dell'edizione 2019 il sindaco Galimberti ha evidenziato per le sue quel legame tra il lago e il fiume che significa promuovere Cremona in un bacino turistico importantissimo. Noi vogliamo fare in modo che queste iniziative parlino alla città, siano di animazione culturale alla città e siano volano di sviluppo, volano economico di sviluppo per la città. Ma anche Acque Dotte ce lo siamo giocato e senza un vero motivo.